Mitici e mitiche, Drums percorso nella foresta. Allora. Ok. Usiamo la sgru. Allora, la gru bisogna alzarla. Ho imparato che bisogna alzarla. E andiamo giù col gancio. Ok. Perfetto, applauso. Com'è che è? Ok. Perfetto. Allora, a un certo punto. Vediamo qual è che è. Credo che sia questo qua. Che olio arrabbiatissimo. Ok. Bella lì. Allora, andiamo su. Tiriamo indietro. Là. Eccolo qua. Questo io non lo volevo perché mi devi. A volte quando probabilmente il braccio si muove realmente così, ragazzi, perché poi quando tira fuori aumenta un po' l'olio che ha nelle guide e va veloce, e il braccio più fuori è, più si c'è anche questo, eh. Perfetto, applauso. Non so qual è l'alberello dei due. Allora facciamo così. Rendiamolo tutto più realistico, raga. Oi, 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 piano, 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 piano. Ok. A girare gira lentissimo, eh. Allora, vediamo, la gru è bella lunga, è bella tosta, eh? Secondo me ce la facciamo ad arrivare anche con l'ultimo, se no mi devo spostare. Oi, 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 oi. Piano.
qua. Adesso che cosa bisogna fare? Oh, serio? No! No! Sì, serio! Ah, mi ha messo... No, questo sinceramente non me l'aspettavo che mi apriva così il terreno, raga. Il masso, ma che masso di che cosa? Cos'è che bisogna fare? Ah, ma perché è percorso nella foresta, raga? Vedi? Ah, ok. Trave d'acciaio, trave di legno, pelle di legno. Andiamo con questo camioncino qua. Dovrebbe essere qui, eh? Dai, facciamolo. C'è qualcosa? Forma fisica? Investi in un... Viscosità, calcio e struzzo. Ok, non ne ho altri, eh? Allora, questa è la capienza del secchione massima. Capienza materiali sfusi massima. Capienza asfalto massima. Forma fisica l'ho fatta adesso. Velocità gru massima. Ah, ecco perché va così veloce. Viscosità del calcio e struzzo ho fatto adesso. Fiuto per gli affari, che è praticamente bonus ogni lavoro completato. Mi manca riduzione dell'usura e consumi e calcio e struzzo. Ci sta. Manuale, cosa vuol dire? Ah, manuale. Progressi. Ah, caspita. Appalti, destinazione, multigiocatore. Ha fatto solo 9 partite. Oggi andiamo a fare la decima con il mio amico Sharder. Vi aspetto anche in... Ah, eccoli qui dove erano. Caposquadra. Quindi praticamente possiamo fare tre lavori adesso. Grande. Allora, potenziamento di officina, ok, andiamo, basta perché se no, Olli, sei sopra il cavo. Mamma mia, è sopra il microfono, poi i nostri amici non sentono nulla. Aspettate ragazzi, c'era Olli sopra il microfono. Allora, a livello potenziamento, distributore benzina al 2, abbiamo praticamente fatto tutto. Se io faccio... Questo ci sarà anche il 3? No. Ecco, 5 milioni, però se continua a spendere... Dai, andiamo a fare... cos'è che mi ha tolto 100.000 perché? Avevo 2 milioncini, siamo andati a 1 milione 9.
Allora, se voi vi mettete praticamente completamente dietro al camion, è realistico, ma non si vede. Allora io mi metto leggermente alto di fianco, così riesco a vedere anche se c'è qualcuno davanti, perché se no non lo vedete. Tipo questo qui, questa macchinina verde. Allora, non fate assolutamente come faccio io, eh? Anche perché una curva del genere, 83 all'ora, e ho brancato dentro uno. Scusami, abbiamo l'assicurazione, eh? Oh, multozzo per la velocità! Non ci credo. I semafori sono una cosa incredibile, ragazzi. D'altronde. Allora, a volte non faccio le cose, ma non perché non voglio fare come nella realtà, ma perché a volte faccio prima, visto che è comunque un gioco lunghissimo, raga, e io non ho tutto il tempo del mondo. Allora, tante volte faccio fare le cose, anche perché sennò poi arrivano Allora, trave d'acciaio, trave di legno e pellet di legna. Fatto, ha caricato il trave di legno, il coso e i pellet sopra. Beh, ci sta. È qui, eh? No, facciamo un giro da qua, dobbiamo andare un po' piano perché abbiamo un bel carico sopra il nostro rimorchio. Carico importante. Giriamo un po', vai. Ah, c'è anche l'uscita di qua, eh? C'è l'entrata e l'uscita da due strade. Interessante. I lavori sono sulla mappa, quindi sono tutti posti dove comunque siamo. Sì, perché come prima e seconda ci mette un po', eh. Allora, amici, amiche, andiamo a mettere giù tutte le cose. Ok, allora, andiamo a... Così deve essere la visuale. Io mi trovo bene con la visuale così. Ok, pianino.
bam, tutto bello precisino, eh. Rientriamo, giriamo. Facciamo come si fa nella realtà, perché non si può prendere queste cose a cavolini. Dovrebbe essere l'ultimo. Ah, mentre nella gru c'è il filo, il cavo d'acciaio e le puleggie che lo tirano su e giù, qui no. Qui abbiamo soltanto l'asse principale della gru, che è quello dritto, il piantone in mezzo, che comunque, se vedete, va su e giù, vedete questo, è il piantone in mezzo. E poi abbiamo la parte che viene in fuori, che è quella lì, e quindi se devi andare giù, devi proprio andare giù completamente col braccio. Non è come nell'altro che abbiamo il vericello, eh. Ok, alziamo tutto. No, tutto giù, tutto giù, e poi andiamo tutto giù e chiudiamo la mitica gru. Se fate bene la chiusura, vedete che si va su, sulla voce del menu di chiudere i pali di sostegno e ve la dà buona. Se no vi dice non avete fatto la chiusura giusta. Ed è anche così che si fanno le cose. Vediamo un attimo. Questa cosa non me l'aspettavo, sinceramente. Ah, componenti impianti fognari. Interessante, Watson. Fammi 9, 9 tubozzi. Sono qui. No, allora sono. Ma c'era qui il coso? Ma dove è finito? Ah, ok, infatti. Sono qui. 9 di questi. Amici miei. Allora. Andiamo a prendere il nostro bel. Ah, no, aspetta, vediamo se ho qualcosa già nell'inventario. Sì, ce l'ho già. Allora, le fasi di caricamento di questo gioco sono veramente poche, nel senso iniziale e ogni volta che prendete un mezzo che non è dove state lavorando voi. Eccolo qui, vedi? Questo qui è l'altro lavoro che stavo facendo. Quindi io ho già un camion qui. Caspita. Facciamo il viaggio rapido e poi facciamo solo l'ultimo pezzettino, se no davvero sti video diventano infiniti. Beh, diciamo che il bello è quello, eh. Se voi andate a vedere, anche io ho Euro Truck Simulator, però purtroppo nel mio PC fa un po' fatica a girare, streamare, allora ci gioco e basta e non riesco a portarlo live. Spero in un futuro prossimo, non troppo prossimo, di comprare un bel PC e poterlo giocare con voi. Però se vedo che stanno facendo un sacco di giochi anche sulle console, quindi ci sta. Non so se faranno Euro Truck Simulator. Forse ho sgregiato un po' la parte dietro. Non è proprio il carretto giusto per portare la roba, però credo che ce lo faccia caricare lo stesso. Allora, che cos'è che ho bisogno? Allora, pelle di tubi in PVC e impianto fognario, perché c'è un sacco di roba, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e in pellet in PVC. Perfetto. Carica sul mezzo. Perfetto. Ho 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 ho.
369, vedi? Se non avevo questo rimorchio, credo che dovevamo fare un botto di giri. Ci abbiamo anche la parte giusta, perfetto. Via. Allora, non c'ho voglia di fare come prima, quindi usciamo. No, ho sbagliato, stavo facendo l'errore identico a prima. Allora, per andare dritti bisogna fare un po' così. Vai. Sono andato molto vicino alla macchina del capo, eh. Ecco, esattamente, ho sbagliato. Ho fatto la stessa identica strada di prima, ragazzi. È incredibile. Mi sembra quasi come quando gioco al Gran Turismo, che faccio praticamente gli stessi errori in ogni parte della pista. Le stesse curve, le stesse cose. Non mi di... Facevo una fatica a migliorarmi incredibile, anche se a volte poi ci riesco. Allora, qui la cosa più bella non è essenzialmente la guida del mezzo su strada, anche perché non hanno ancora risolto la questione degli specchietti. Quando voi guidate un camion dal dentro non ci sono gli specchietti e non è una cosa che va bene, perché se io devo fare manovra o comunque devo fare una curva, devo avere la possibilità di vedere gli specchietti retrovisori. Come faccio a fare una curva e so se la sto facendo bene o, scusami tantissimo macchina, che ti sono venuto addosso. C'è la constatazione amichevole comunque, eh? Dopo la firmiamo. Vieni qua al cantiere che sistemiamo tutto. E chiaramente arrivo al cantiere e deve essere notte, giusto? Giusto. Io metterei le luci, scusate raga. Dov'è che devo mettere? Ok. Allora, invece i cosi di là. Io potrei prendere la nostra bella gruettina e mettermi magari al mezzo, nel centro. Cosa ne dite, ragazzi? Allora, accendiamo le luci di lavoro. Allora, io credo che ce la facciamo di qua. Mi metto di fianco come piace a me. Ok, e si comincia, amici. Ok, a cercare di andare sempre più lontani. Sei, otto, nove. Raga, non ce la fa. No. Sì, che ce la fa. Vediamo un attimo quanto è fuori il braccio. Incredibile. Fuori tantissimo, raga. Mi sa che è fuori tutto, eh? Sì. È fuori tutto. No, va fuori ancora un po'. Allora, cominciamo a mettere i pellet di plastica. No,
Perfetto. Vai. Ok. Ok. Fuori braccio. Vai. Perfetto. Ah, ragazzi, questo sarebbe l'altro lavoro, il video. Quindi adesso scarichiamo sti tubi e poi andiamo a fare l'altro lavoro perché non è il massimo quello che sto facendo. C'è un video dedicato solo per questa strada, eh. Anzi, vediamo un attimo il tempo che ci sto mettendo. 27 minuti solo di questo. No, adesso non finiamo neanche il lavoro di scaricare, andiamo. Andiamo nell'altro cantiere, che è quello principale del video. Mi sto perdendo con un cantiere secondario, ragazzi, scusate. Credevo che la roba un po' più veloce, vi dico la verità, invece. Ok. Allora, andiamo al cantiere principale, che è l'Eche Ski. Dov'è il cantiere? Eccolo qua. Ok. Ah, smaltimento, eh? Smaltimento, andiamo a vedere. Sono arrivati i soldi? 400.000. Allora, masso. Ah, tutte le volte sbaglio, ragazzi. Vabbè, dopo lo riportiamo là. Ok, masso. Ma da dove lo prendo sto masso? Ah, eccoli qua dove sono. Sì, ma di notte non si vede nulla. Dobbiamo tirarli giù per qual motivo? Perché avete paura che poi con la strada vengono giù? Sì, potrebbe essere una paura fondata. Comunque stiamo usando tantissimo le gru gommate, per fortuna che avevo comprato sta Liber molto bella, che poi tra l'altro dovrebbe esserci anche quella più grossa, eh. Ah, io adesso devo accumulare 5 milioni.
Che poi scusa, se io li buttavo già dentro nel cassone del camion e li portavamo via, non era meglio. Ok. Tanto a rimettere giù non è che è tutto sta gran cosa, eh? Questo va veramente piano, sta dritto. Oh, 115.000 euro. Allora, questa la piazziamo nell'altro cantiere. Andiamo, meglio rapido. Così vi faccio vedere anche come potete usare i vari mezzi. Nella realtà c'è il camionista che la porta, eh? O il gruista che guida anche la gru. Piantiamo qua così, eh? Ok, perfetto. Io credo che se la piantiamo qui, rimane qui. Cioè, non è con il coso acceso. No, 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 no. Ok, bisogna compattare. Compattatore per terreno. Ne ho tre per asfalto, ragazzi, eh? Non sapevo di averne comprati tre per asfalto. Vabbè, ci sta. Eccolo qua, prendiamolo. Saliamoci. Beh, non ci arrivo di certo. Così, anche perché è questo, non è quell'altro il lavoro. Sì, questi tempi sono un po' morti, ma dobbiamo essere sinceri che sono veloci, eh. Pioli che sta, quindi la fastidio sto rumore di metallico. Ok, a questi compattatori per terra non mi piacciono tantissimo da vedere, però perché c'ha quei due gommazzi dietro. Però fanno benissimo il loro lavoro. Sono anche belli veloci tra l'altro. Io farei così. Il problema è che si spegne immediatamente.
Percorso nella foresta, ragazzi, siamo a buon punto, al 56%. Allora, non è punitivo, nel senso che bisogna fare tutto proprio perfetto, tutte le striscette senza non tralasciare niente, però diciamo che se lo fate ad alta un pelino bene le cose dovete farle, se no se la fate a bassa o facile praticamente vi fa finire i lavori a metà. Sempre tenere una visuale un po' di fianco. All'ultima passata vi faccio vedere la visuale da dentro, ma era molto meglio se questo lavoro dovevamo farlo di giorno, però vabbè, si può fare di tutto, non si può avere tutto. Diciamo che io col mio lavoro di Marco Dran Scavi SPA devo sempre lavorare di notte, di giorno. Sto diventando miliardario, ma sto facendo un sacco di lavoro. Magari, raga. Fossero soldi reali, fossero soldi reali, vero Ali? Fossero soldi reali, tanta papa viene dalla mia cagnolina. Allora, amici, io vi aspetto anche su Twitch, ragazzi, quindi sempre su Twitch per le mega live e tanti giochi online, tanta roba, tantissimi giochi, ragazzi, ok? Vi faccio vedere l'ultima parte dal dentro, dai, raga. Così riesco a farvi vedere che certi macchinari si riescono veramente a giocare perfettamente dal dentro, altri invece si fa un po' di fatica. Gli scavatori è molto bello giocare dal dentro. I camion e i mezzi non troppo perché non c'è quella parte che vi ho detto prima di non c'è proprio la parte degli specchietti, però magari a qualcuno non dà fastidio, ma sì, avendo giocato e platinato, no, platinato no perché devo ancora platinarlo. Ok, perfetto. Ok. Me ne vado. Credo che dobbiamo... Consegna la ghiaiozza. Allora, la ghiaiozza, però andiamo a vendere, scusatemi, la sabbietta che c'è dentro, che è 3-4 mila dollari, 3-4 mila Mitycoin, ragazzi, i soldi di questo gioco sono Mitycoin, sono i soldi di Marco Drums Game su Twitch, venite su Twitch così ci divertiamo anche a giocare con i soldi mentre chattate, tutto gratis, non sono soldi, però sono i soldi di gioco che mentre chattate... potete tranquillamente divertirvi a farmi fare le cose, a bere, a pettinarmi, a fare il giro al Nürburgring e Nordschleife insieme a Carla, mia moglie bellissima Carla, mia bellissima mogliettina. Ah, non ho visto quant'era perché c'era salvataggio in corso. Vabbè. Gran Turismo con tutti i giochi di macchine. E chi più ne ha più ne mette, più ne ha più ne mette. Ok, allora devo, allora ragazzi, a regola dove eravamo prima dovevo andare a comprare la ghiaia, non mi sono ricordato, e la ghiaia la possiamo riempire pian pianino da qua.
Vai. Andiamo un po' alla volta, facciamo già il lavoro completo praticamente. Ah, ho paura che dobbiamo prendere un altro camioncino di ghiaia perché non ce la facciamo arrivare al 100% solo con questa. È molto bello questo camion, eh? Prima di tutto per prendere l'altra ghiaia bisogna giù, sta perdendo soldi, migliaia di euro di ghiaia, migliaia di bitcoin. Ciao Gianni Boy, stiamo buttando ghiaia, eh? Guarda che spettacolo. No, no. Allora, io ho imparato a vendere le cose, eh? Spostiamoci perché passiamo d'impiccio. E compattiamo, vedete? Lo sapevo io che bisognava compattare la ghiaietta. Allora, se andavamo a piedi no, ma se e arriva la notte, non ci posso credere. O arriva il giorno, speriamo che arriva il giorno. Vedete, voi lo fate un po' cavolini di Bruxelles, poi il gioco fortunatamente ce lo mette preciso. Vai, compattiamo. È un po' come in Farming Simulator, che se vi piace come gioco lo potete seguire sul mio canale YouTube, dove ho portato un sacco di video sia in offline che online su Farming Simulator. E poi praticamente quando voi andate a fare il campo vi fa vedere il cambio colore, da lì capite che state facendo il lavoro fatto bene oppure no. E vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, se vi piacciono i miei video commentate, scrivete, se volete vedere il live vi aspetto su Twitch. Su YouTube tengo tutti i video e salvo tutte le live, faccio video tutorial, faccio video dei giochi, gameplay e tanti tanti altri video, eh? Ok, raga. C'è Olli che mi ha fatto andare tutto storto. Olli, Olli, non fare così, però. Non devi tenere il piedino sul controller, mo. Mi fai andare tutto storto. Olli, Olli, grazie. Oh, no, no, il piedino non metterlo sul controller. Vabbè, dai, è andata così. Adesso c'è Olli che comanda il carrettino qua. Allora, rullo, posso farvelo vedere anche dal dentro, eh? Sì, quelli con lo snodo faccio sempre una fatica a guidarli perché avendo lo snodo non c'è le ruote davanti che girano. È particolare. Allora, amici, finiamo di compattare e ci vediamo nel prossimo video. Vi chiedo scusa perché mi sono perso a fare il lavoro secondario che era quello della fognatura, no? Questo qui. E
E c'è anche Olly che ce l'ho sopra proprio. Aspetta che lo vediamo da fuori, se no, 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 ho sbagliato. Ok. E quindi amici e amiche, ci vediamo al prossimo che... Ah no, ma in teoria l'ho finita, che prossimo? Ok. Ecco che bello, non mi ero reso conto che siamo al 95%, quindi adesso prendiamo i soldi, big money. Allora raga, dobbiamo aspettare un attimo a spendere perché voglio fare quel benedetto trofeo dei 5 milioni e dopo cominciamo a comprare tutti i macchinari perché il bello dei giochi è comprare i macchinari. L'unica cosa che io non so, dovrei chiedere all'amico Sharder, magari oggi pomeriggio che facciamo la live, siamo sabato mattina del giorno, che giorno è oggi? Grande Tanebo. Eh? 19 novembre 22 alle 3 del pomeriggio credo di fare la live insieme all'amico Shelter Design, sempre sul gioco, sempre su Twitch. Ok ragazzi, quindi seguitemi anche su Twitch e seguite anche il canale del mio figlio grandissimo Zanneboy, che facciamo delle collaborazioni incredibili, mi dà una mano nei giochi troppo difficili perché lui è veramente bravo e io ultimamente con i riflessi sono una pipa. Quindi lascio tutti i link in descrizione, seguitemi YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch di Marco Drums e anche lo YouTube di Marco Drums, qui dove state vedendo il video. Commentate, scrivete mi piace se vi piacciono i video, domande, anche solo un saluto va benissimo tutto. C'è anche la community ragazzi, ho aperto la parte della community su YouTube sempre, ok amici? Quindi vi aspetto, vi aspetto, vi aspetto. Ok ragazzi, allora incredibile ma vero, possiamo tranquillamente parcheggiare la pala perché non abbiamo più neanche il camion. Parcheggiare questa macchina qui che non so neanche che cos'è. Possiamo parcheggiare questo qui, possiamo parcheggiare questo. Questo qui non lo parcheggiamo, andiamo a vendere la ghiaia perché sinceramente non voglio perdere soldi. Va bene tutto, ma perdere i soldi no. E noi ci vediamo alla prossima. Percorso nella foresta completato e poi andremo a finire la fognatura, ma nel prossimo video che andiamo a accettare un nuovo appalto. Siamo sempre in Europa, siamo sempre in Germania e siamo sempre con la ditta di Marco Drums Games Scavi SPA. Quindi andiamo a vendere la ghiaietta perché ce n'era rimasta un po' dentro al camioncino e 5 millozzi li abbiamo fatti anche da qui. Quindi, allora amici, facciamo così, mandiamo il camion a parcheggio, gli altri invece li lasciamo perché l'altro appalto. Io vi ringrazio, vi saluto per aver visto tutta la serie di percorso nella foresta. Andiamo a parlare con il direttore del museo che ci deve dare i money. Ok. C'è Olly che mi sta facendo girare in giro destra e sinistra. Grazie Olly. E andiamo a parlare con il nostro direttorino. Finiamo i musei e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. It's obvious that you're not a greenhorn anymore. The paved road seems to be solid enough to safely drive heavy equipment into the forest. The forestry office will also use the road to take better care of the trees. When the first surveys of the artifacts have been completed, my team will be on site and can study and explore the ruins even more thoroughly. I'm curious to see what else we will find up there in the monastery ruins. Percorso nella foresta, lavoro completato, complete work by Marco Drums Games Cavi. Ci vediamo alla prossima, Construction Simulator, Marco Drums Games, seguitemi, ciao.